ultimamente specialmente di analisi di rischio. La presentazione di oggi appunto verterà fondamentalmente su come si sviluppa un'analisi di rischio, sugli elementi di base dell'analisi di rischio, su come vengono scelti i criteri di elaborati dati sito-specifici analitici e su, con un focus particolare sui criteri di scelta dei parametri sito-specifici. E quindi andiamo, condivido lo schermo. Allora, come si fa? Un attimo solo, condividi schermo. Questa è l'applicazione, eccola qua, condividi. Ecco, bravo Andrea. Un attimo solo che vado a pagina 1. Ecco, riuscite... Perfetto, allora, credo che mi vediate tutti a questo punto. Questo appunto è l'analisi di rischio, e quindi appunto elementi di base con un focus sui parametri sito-specifici. Allora, intanto partiamo con l'inquadramento normativo dell'analisi di rischio. Cioè, vediamo che la normativa colloca, che sarebbe sostanzialmente il testo unico ambientale, decreto legislativo 152 del 2006, colloca l'analisi di rischio come livello progettuale successivo alle indagini di caratterizzazione, al piano di caratterizzazione. Ovviamente l'analisi di rischio entra in gioco qualora ci fossero, venissero rinvenuti a valle delle indagini di caratterizzazione dei superamenti delle cosiddette concentrazioni soglia di contaminazione, ovvero le CSC, che sono indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al testo unico ambientale, relativamente a parte 4, titolo 5. Qui vediamo un esempio delle tabelle. Vediamo che per quanto riguarda gli orizzonti in saturo, cioè il terreno al di sopra delle acque del livello di falda, abbiamo due colonne, la colonna A e la colonna B, che sono differenziate per i siti ad uso verde pubblico e residenziale, chiaramente con limiti più cautelativi, per esempio vediamo qui l'antimonio, mentre per i siti ad uso commerciale e industriale i limiti sono meno restrittivi, infatti vediamo che è 30 contro 10. Poi abbiamo i limiti delle acque sotterranee espresse in microgrammi litro, mentre le altre ovviamente nel milligrammi chilo. Però in questo caso non abbiamo una suddivisione tra siti, non abbiamo una colonna A e una colonna B, ma abbiamo un'unica colonna, un unico limite in tutte le, per tutte le circostanze. Quindi i valori di CSC rappresentano dei valori di attenzione, cioè che conferiscono, e basta anche soltanto un superamento di un composto, lo stato di sito potenzialmente contaminato, ovvero se il sito non è ancora contaminato, è potenzialmente contaminato. Mentre lo strumento dell'analisi di rischio serve proprio a determinare le concentrazioni soglia di rischio per ogni contaminante per il quale appunto è stato individuato, determinato un superamento del CSC durante l'indagine di caratterizzazione. Questi, i superamenti del CSR, sono quelli che definiscono invece un sito effettivamente un sito contaminato. Infatti i CSR sono i veri limiti di accettabilità e sono sito specifici, cioè valgono solo per quel sito, per quella sorgente, in quelle condizioni. E comunque garantiscono, ovviamente saranno meno restrittivi o uguali alle CSC, e garantiscono comunque la tutela della salute umana e o delle acque sotterranee. Per quanto riguarda la tutela dei recettori umani, faccio presente che l'analisi di rischio è finalizzata alla valutazione delle esposizioni croniche del recettore umano, cioè l'esposizione di una persona che vive sul sito per 30 anni o lavora su quel sito per 30 anni. Quindi la procedura di analisi di rischio attualmente in vigore, diciamo, utilizzata in Italia è di derivazione americana, di derivazione STM, basata sul principio risk-based collective action. Cioè, implica una caratterizzazione sempre più approfondita che permette, man mano che aumentano i dati, di abbandonare le ipotesi conservative mantenendo però il grado di tutela, di tutela ambientale e della salute umana. Questo grafico lo sintetizza
molto chiaramente, passando a livello 1, livello 2, livello 3, vedremo subito cosa significa, il grado di protezione dell'uomo rimane invariato. Servono comunque più dati e indagini, ovviamente, vanno approfondite, quindi maggiori risorse per quanto riguarda le indagini. Questo ci permette di abbandonare assunzioni conservative, quindi già di per sé il passaggio dalle CSC alle CSR è abbandonare le assunzioni conservative, e permette anche di avere degli interventi di bonifica e o correttivi di gestione del rischio più mirati e quindi più economici e con un minore impatto ambientale. Quindi, per sintetizzare, il livello 1 fa riferimento a condizioni fitogeneriche, fondamentalmente le CSC. Il livello 2 fa riferimento a condizioni sitospecifiche, per cui abbiamo modelli analitici che stimano la concentrazione al cosiddetto punto di esposizione, cioè assumendo il trasporto in un mezzo isotropo e omogeneo, cioè praticamente stimano, partendo dalla concentrazione nel terreno, nelle acque sotterranee, la concentrazione che arriverà sul bersaglio, o sul ricettore umano, o in falda, assumendo, determinando la variazione di concentrazione attraverso un mezzo omogeneo e isotropo. Dopodiché avremo anche il livello 3, che considera l'eterogeneità invece del sistema, stratificazione, eccetera, mediante modelli numerici complessi e analisi probabilistiche. Per quanto riguarda l'analisi di rischio senza il testo unico ambientale, si basa su un approccio di livello 2, quindi un approccio analitico. E diciamo che le metodologie con cui deve essere fatta in Italia l'analisi di rischio sono codificate nelle linee guida APAT della cui ultima revisione è quella del marzo 2008. I criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati. Allora, vediamo cosa si intende per rischio. Allora, per definizione, al di là, questa definizione più generale, il rischio è il prodotto della probabilità del cadimento di un evento dannoso per l'entità del danno stesso. Nel caso dei siti contaminati, la probabilità è 1, perché ormai la contaminazione è in essere. Okay? Quindi il danno poi si esprime in termini di esposizione e tossicità dell'inquinante, cioè il prodotto tra l'esposizione e la tossicità dell'inquinante. Pertanto il rischio è appunto dato da E per T. Bisogna fare subito una differenziazione fondamentale. Allora, nel caso di sostanze cancerogene, il rischio è dato dall'esposizione sempre per quello che viene definito lo slope factor. Il rischio in questo caso rappresenta la probabilità di casi incrementali di tumore nel corso della vita causati dall'esposizione alla sostanza in oggetto, rispetto a quelle che sarebbero le normali probabilità di casi incrementali di tumore, a prescindere dall'inquinante. Quindi lo slope factor indica appunto questo, la probabilità di casi incrementali di tumore nella vita per unità di dose. Mentre per le sostanze non cancerogene, si fa riferimento al reference dose, cioè
Andrea, scusami. Non ti sentiamo. Riattivato. Ok, vai. Allora, dunque, ora come faccio a sapere? Dunque, condivido una finestra, un attimo solo, abbiate pazienza. Ecco, la finestra condivisa c'è, quindi ripartiamo. Dunque, stavo dicendo, l'ADN può essere svolta in due modalità, diretta e inversa. Il testo unico ambientale prevede che sia svolto in modalità inversa, perché prevede che alla fine dell'analisi di rischio siano definite le CSR, che saranno poi gli obiettivi di bonifica. Quindi ha bisogno di numeri, di concentrazioni. Quindi vediamo questo grafico, questa figura che sicuramente chi ha avuto a che fare con l'analisi di rischio avrà visto svariate volte, sintetizza quanto detto sopra, ovvero sorgente. Abbiamo una concentrazione, il trasporto, il rischio sul bersaglio. In modalità inversa, parto dal bersaglio, quindi dal tipologia di ricettore e chiaramente le condizioni sito-specifiche del sito, quindi che mi modificano il trasporto, e vado a risalire alle concentrazioni accettabili. Quindi l'analisi di rischio deve essere. Si basa sul modello concettuale del sito, cioè la base di analisi di rischio deve essere prima elaborato sulla base dei dati raccolti in fase di caratterizzazione, che vanno dai risultati analitici delle indagini, ma anche informazioni relativamente al contesto idrogeologico, all'utilizzo del sito, all'ambiente, al contesto anche in cui si inserisce il sito, si va a formulare il modello concettuale, che è composto da questi, diciamo, quattro elementi classici, che sono le sorgenti, i meccanismi di trasporto, le modalità di esposizione e i bersagli. Chiaramente è evidente che nella sorgente si può trovare, anzi, nella matrice, perché sarebbe più corretto parlare di matrici ambientali, che sono, poi vedremo in dettaglio esattamente come si definiscono, comunque il suolo in saturo, una porzione del quale è potenzialmente contaminata. Si va a valutare come questo contaminante si sposta attraverso le matrici ambientali, quindi le modalità in cui si sposta, quindi per esempio il suolo superficiale, il terreno può essere eroso dal vento, disperso in aria e inalato all'esterno, e arrivare sui recettori. Oppure se ci sono composti volatili, può volatilizzare, accumularsi nel ambiente chiuso, disperdersi in aria, e quindi la materia di esposizione sarà comunque l'inalazione outdoor e indoor sul recettore, sul bersaglio recettore, che potrà essere un residenziale, un ambiente appunto residenziale o un lavoratore, se il sito è un sito industriale, commerciale, eccetera. Quindi, un attimo solo. Allora, le sorgenti di contaminazione possono essere primarie o secondarie. Allora, le sorgenti di contaminazione primarie sono quelle che sono la causa dell'inquinamento, generalmente sono elementi antropici. Per esempio, la classica cisterna interrata che perde, il cumulo di rifiuti, la discarica abusiva, il cumulo di rifiuti, più o meno sepolti o anche deposti in maniera non protetta. Mentre, e qui vediamo la figurina, classico esempio, i rifiuti sepolti in prossimità di un sito industriale che percolano, quindi abbiamo del prodotto libero, del percolato, che si infiltra e va a impattare nelle acque sotterranee. Mentre le sorgenti secondarie sono per l'appunto quelle rappresentate dagli elementi soggetti alla contaminazione diretta, come l'acqua, il suolo, l'aria, cioè le matrici ambientali, quelle naturali, che a loro volta possono essere sia bersagli che vettori verso altre matrici ambientali o verso altri bersagli. E quindi abbiamo le acque sotterranee che possono andare a inquinare un pozzo, il suolo in saturo, i gas interstiziali. Allora, la procedura di analisi di rischio si riferisce esclusivamente alle sorgenti secondarie di potenziale contaminazione. Cioè, se
si applica solo alle matrici ambientali. Non si può fare un'analisi di rischio su un cumulo di rifiuti, su del prodotto libero, ma va fatta sul terreno inquinato dal cumulo di rifiuti, potenzialmente contaminato dal cumulo di rifiuti, sulle acque sotterranee potenzialmente contaminate da uno sversamento di una cisterna. Quindi, le sorgenti secondarie di potenziale contaminazione sono definite nelle matrici ambientali. Le matrici ambientali fondamentalmente si dividono in due macrofamiglie, orizzonti insaturi e orizzonti saturi. E l'orizzonte saturo. L'orizzonte insaturo si suddivide poi nella matrice ambientale suolo superficiale, che è la porzione di suolo tra il piano campagna e il primo metro di profondità, e nella matrice ambientale suolo profondo, che ovviamente è tra il primo metro di profondità e la soggiacenza della falda. Infine abbiamo le acque sotterranee, che è l'altra matrice ambientale. Fondamentalmente l'analisi di rischio si focalizza su queste matrici ambientali. Quindi, per prima cosa, per ogni matrice ambientale deve essere definito il dataset, cioè quali sono i campioni, fondamentalmente i campioni, quindi sono pertinenti a ciascuna matrice ambientale. Campioni che possono essere stati prelevati esclusivamente all'interno di una di queste matrici ambientali, chiaramente per le acque sotterranee si fa riferimento ai campioni di acqua prelevati da piezometri. Per gli suoli insaturi, se un campione è stato prelevato a cavallo, per esempio il primo metro, apparterrà a entrambi i dataset. Se è prelevato solo nel primo metro, apparterà solo al dataset del suolo superficiale. Se è prelevato al di sotto, totalmente sotto il primo metro, farà parte del dataset della matrice ambientale suolo profondo e basta. Allora, per diciamo che le condizioni necessarie a definire preliminare, definire sorgente potenziale di contaminazione sono innanzitutto definire il perimetro del sito, che non, può sembrare un'ovvietà, ma spesso non è così banale, perché specialmente siti fortemente antropizzati non è facile a volte definire qual è, dove finisce il sito, e quindi sulla base delle particelle. Generalmente si basa, il sito è l'area di proprietà e i confini sono delimitati sulla base delle particelle catastali. Generalmente. Dopodiché va definita la destinazione d'uso, perché nei suoli insaturi è fondamentale per definire la colonna di riferimento, che ci permetterà di definire cosa è potenzialmente contaminato e cosa non lo è. E la destinazione d'uso ci permette anche di definire qual è il recettore umano, il recettore sanitario, se è un residente, se è un ricreativo perché magari ci sarà un parco, o se è un lavoratore perché è un sito industriale. Fatto questo, va diviso il sito va diviso in poligoni di influenza per ciascuna matrice ambientale, cioè per ogni punto che mi ha dato ogni poligono di influenza è generato da un punto di indagine sul quale si è stato determinato almeno un valore di concentrazione per la matrice ambientale in oggetto. Cosa significa? Che io, se ho un sondaggio nel suolo, che ovviamente attraverserà generalmente sia il suolo superficiale che il suolo profondo, il poligono di influenza nel suolo superficiale sarà generato solo se ho un campione nel suolo superficiale. Non mi importa se supera o meno le CSC, deve esserci un valore. Se non ce l'ho, in corrispondenza di quel sondaggio non avrò un poligono di influenza, lo avrò solo in corrispondenza, per esempio, del suolo profondo. I poligoni di influenza possono essere strutturati in due modi. Cioè, diciamo che i criteri può essere ragionato o sistematico. Ragionato è quando noi facciamo un'indagine di caratterizzazione addensando i dati laddove ho informazioni pregresse che mi inducono a sospettare che lì ci sia una sorgente magari primaria di contaminazione, quindi una sorgente secondaria. Sistematico è quando non so assolutamente niente e faccio un'indagine a tappeto con i sondaggi a maglia regolare. Di conseguenza la forma dei poligoni sarà diversa a seconda che sarà ragionata, si ricorrerà alla costruzione, che è una costruzione matematica, geometrica, dei poligoni di Thyssen, o sistematica, che saranno fondamentalmente dei quadrati. Dopodiché sono individuati per ciascun sono individuati superamenti di CSC
nel dataset di ciascuna matrice ambientale. Quindi il risultato, ora questo è un sito particolarmente complesso, è questa, può essere questa parametria variopinta, dove ad ogni colore corrisponde un superamento di CSC per un particolare contaminante o una particolare famiglia di contaminanti. Chiaramente potranno essere sovrapposti, ma questa costruzione ci permette di fare il passo successivo, che è la definizione, la determinazione della continuità spaziale delle sorgenti, ovvero sia la definizione delle sorgenti di potenziale contaminazione vera e propria, che saranno a rigore ogni superamento delle CSC di qualunque composto ci permette di considerare quel poligono potenzialmente contaminato, e quindi la sorgente è la sommatoria dei poligoni potenzialmente contaminati confinanti con annessi quelli non potenzialmente contaminati ma annessi secondo le regole del vicinato. In questo caso è stata fatta una cosa un pochino diversa, diciamo. Abbiamo questa, per esempio, questa macro sorgente, che erano, se ben ricordo, idrocarburi e IPA, qui tutti non volatili, una micro sorgente dove c'era un unico volatile e una sorgente, diciamo, più piccola dove c'erano solo i metalli. Ovviamente i rischi associati alle CSR, poi determinati per quelle sorgenti, dovranno essere cumulati fra di loro, perché chiaramente qui avevo, oltre che il volatile, avevo anche idrocarburi e IPA. Comunque sia, questo è il risultato, le sorgenti più i poligoni annessi per vicinato. A questo punto deve essere definita la geometria delle sorgenti e i livelli di potenziale contaminazione delle singole sorgenti. Non si parla più di matrici ambientali, ma di singole sorgenti. Quindi, per ogni sorgente sarà definito un sottoinsieme dei campioni che costituiscono il dataset di quella singola sorgente, all'interno del quale troveremo le concentrazioni massime per ogni analita che caratterizza quella sorgente. Avremo 430 di nichel, 243 di piombo per l'SP7, per esempio, e 1,24 di mercurio. Questo ci consente, quindi avremo il dataset della sorgente e la concentrazione massima per ogni analita dove si è avuto un superamento di CSC per quella specifica sorgente. Come ho detto, il dataset è un sottoinsieme del dataset generale per la matrice ambientale entro il quale si colloca quella sorgente. Dopodiché lo spessore. Lo spessore, per quanto riguarda la zona in satura, è a rigore, e qui ho citato proprio le linee guida APAT, dato dalla differenza fra le quote dei superamenti massima al tetto e minima alla base, cioè tra il tetto del campione con superamento CSC più alto e la base più profonda del campione con superamento delle CSC. In realtà spesso viene richiesto dal pubblica amministrazione di delimitare i sorgenti sulla base dei campioni privi di superamento CSC, cioè invece di andare a vedere la quota massima al tetto si va a vedere la base del campione non contaminato sovrastante e il tetto del campione non contaminato sottostante il campione più profondo contaminato, che quindi determina uno spessore più cautelativo, quindi generalmente maggiore, e soprattutto ci permette di chiudere alla base al tetto la sorgente con delle informazioni che realmente abbiamo. Mentre la zona satura è stimata sulla base dello spessore saturo d'acquifero, cioè un calcolo che ci permette di definire sulla base delle caratteristiche dell'acquifero lo spessore della zona di miscelazione in falda. Dopodiché, per quanto riguarda invece l'estensione orizzontale della sorgente, si fa riferimento alla direzione del vento e della falda. In pratica noi definiamo le dimensioni della sorgente sulla base della direzione di falda e della direzione del vento. Avremo quindi una dimensione parallela, una dimensione ortogonale, sia per quanto riguarda la direzione di falda, sia per quanto riguarda la direzione del vento. Chiaramente la direzione del vento servirà per i percorsi di volatilizzazione o di dispersione in atmosfera, mentre la direzione di falda riguarderà fondamentalmente i percorsi di trasporto in falda, lisciviazione, eccetera. Dopodiché
per capire come questi composti interagiscono con le matrici ambientali e con i bersagli e l'impatto che hanno sui recettori, l'Istituto Superiore di Sanità e insieme all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro hanno definito una banca dati delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle specie inquinanti. Questo database viene periodicamente aggiornato, l'ultimo aggiornamento risale al marzo 2018, è liberamente scaricabile dai siti dell'ISS, dal sito dell'ISS. Quindi non c'è bisogno di fare ricerca, ma si fa riferimento a questa banca dati, che comprende fondamentalmente tutti i composti tabellati dal testo unico ambientale e anche qualcun altro. Questi sono praticamente i parametri che sono tabellati nel database. L'ultimo del 2018 ha introdotto anche delle novità per quanto riguarda lo slope factor inalatorio e le reference dose inalatorio, sostituiti rispettivamente con l'inhalation unit risk basato sulla concentrazione e il reference concentration basato per sostanze non cancerogene basato a questo sulla concentrazione. Dopodiché si entra nella definizione dei parametri sito-specifici, cioè sono quei parametri che caratterizzano l'ambiente in cui il contaminante migra e ci permette il calcolo del fattore di trasporto, cioè quel fattore che moltiplicato per la concentrazione insorgente ci dà la concentrazione del punto di esposizione, cioè ci dice quanto ne arriva effettivamente sul recettore. E sono fondamentalmente le caratteristiche fisiche dei comparti ambientali coinvolti. E questo, allora, per l'analisi di rischi a livello 2 si utilizzano valori sito-specifici, ossia valori strettamente dipendenti dalle caratteristiche del sito. Allora, questi valori vanno definiti per orizzonte omogeneo. Chiaramente se abbiamo nel suolo superficiale generalmente difficile avere più di un orizzonte omogeneo, nel suolo profondo, a seconda dello spessore di questo, possiamo avere più di un orizzonte omogeneo. In quel caso, ogni orizzonte omogeneo deve avere i suoi valori sito-specifici e poi vanno considerati quelli più conservativi, cioè che fanno riferimento all'orizzonte più conservativo. La procedura è chiaramente, diciamo che favorisce, predilige prima le misure dirette, ovviamente, si cerca di fare misure dirette di questi parametri specifici che ora li vedremo nel dettaglio, in assenza più poi se il numero di misure sono maggiore di 10, si fa un trattamento statistico di questi valori laddove adottando non il minimo ma l'LCL 95% e non il massimo ma l'UCL 95%, se sono minore di 10 si prende semplicemente il minimo e il massimo in funzione se il minimo quale sia il valore più conservativo, se il minimo o il massimo dipende dal percorso di esposizione, dipende fondamentalmente dal percorso di esposizione. In assenza di misure dirette si va a dati storici, da bibliografia, che in assenza di queste ci sono dei criteri di stima riportati sulle linee guida. Allora, il miglior criterio ovviamente sono le misure dirette. Quando si fa una indagine di caratterizzazione, oltre a determinare la concentrazione degli inquinanti, è sempre opportuno, direi necessario, eseguire delle misure dirette. Diciamo ci sono dei parametri che comunque vanno determinati se pensiamo di dover andare dopo un'analisi di rischio. E il primo è la cronometria. Dopodiché abbiamo la ricostruzione della superficie fratimetrica, possibilmente avendo una serie di campagne di monitoraggio dei livelli di falda ci permette di tenere conto dell'escursione stagionale e di determinare direzione di falda e il gradiente della stessa. La conducibilità idraulica, che può essere determinata in situ mediante prove di portata, prove Lefranc, e questo molto molto importante, soprattutto considerando anche il peso diciamo economico nell'ambito di una indagine ambientale che è irrisorio rispetto al resto, il coefficiente di partizione suolo-acqua di falda per le specie organiche, generalmente metalli, e la frazione di colbano organico, che indica l'affinità del terreno a trattenere i composti organici, soprattutto i idrocarburi, i composti organogelati, organoalogenati, eccetera.
Ora poi li vediamo nel dettaglio. Allora, la cronometria non entra direttamente nelle equazioni dell'analisi di rischio, ma è importante per determinare alcuni parametri, altrimenti difficilmente determinabili in campo o in laboratorio, e comunque codificati in funzione della cronometria nelle linee guida APAT. Allora, questi parametri sono porosità totale, contributo volumetrico d'acqua, contributo volumetrico d'aria e porosità effettiva. Questi possono essere ricavati sia dal laboratorio geotecnico su campioni disturbati, ma anche usando le tabelle delle linee guida APAT sulla base appunto della cronometria. Questi sono ancora più complessi, diciamo, da determinare in campo, e quindi generalmente si fa riferimento a delle altre tabelle riportate in linee guida APAT, sempre in funzione della cronometria specifica dell'area. La conducibilità idraulica si può determinare sia con le prove in campo, sia se vogliamo evitare, spesso una prova riportata ha dei costi onerosi, non tanto per la prova di per sé, ma in un sito contaminato, sulla gestione delle acque prodotte durante la prova stessa. Quindi anche qui, in funzione della cronometria, le linee guida APAT ci vengono d'aiuto definendo dei valori di conducibilità. Sarebbe opportuno di disporre almeno 3 curve granometriche per ciascun comparto ambientale e poi scegliere quella più conservativa, comunque per avere una visione più rappresentativa della tessitura del sito. Praticamente, una volta acquisite le curve granometriche, le linee guida APAT permettono di interpretarle in maniera semplificata secondo le classi previste dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. E praticamente il Dipartimento dell'Agricoltura cosa ha fatto? Ha creato questo diagramma triangolare dove ci sono fondamentalmente gli elementi base di un terreno, diciamo, di un terreno sedimentario. Quindi abbiamo l'argilla, il limo e la sabbia. Faccio presente che nella curva granulometrica la percentuale di sabbia e di ghiaia le percentuali di sabbia e ghiaia vanno sommate e riportate in questa percentuale. Fatto questo, si può determinare la tessitura rappresentativa, che sono queste qui, e questa è la traduzione in italiano. In funzione di questa tessitura, come dicevo, ci sono delle tabelle, delle linee guida APAT che consentono di determinare i parametri sovraesposti, di qui sopra. Per quanto riguarda la soggiacenza, anche qui, come dicevo, il valore rappresentativo è determinato sulla base di monitoraggi che dovrebbero essere fatti in maniera a tenere conto dell'escursione annuale. Il valore massimo, o UCL 95, a seconda della quantità dei dati rappresentativi, è maggiormente conservativo se l'ADR riguarda i percorsi di volatilizzazione, perché più la falda è profonda, maggiore è lo spessore, specialmente il suolo profondo, della sorgente. Per quanto riguarda invece percorsi di volatilizzazione da falda o di lisciviazione in falda, è intuitivo che più la falda è vicina alla superficie, ma minore il percorso che deve fare il composto volatile per arrivare al recettore o il lisciviato, diciamo, per raggiungere le acque sotterranee. Quindi il valore più conservativo è il minimo, o l'LCL 95%. E veniamo al coefficiente di ripartizione suolo-acqua. Questo è veramente importante, perché influisce, a parte che influisce in modo inversamente proporzionale, sul fattore di lisciviazione. Pertanto, più il valore è basso, indica che maggiore la lisciviazione dell'inquinante inorganico a parità di altri parametri dal suolo in saturo. Quindi si capisce che il valore più conservativo è il minimo. Però, generalmente, i valori determinati in laboratorio che sono più rappresentativi dei valori di default proposti dalle linee guida, sono generalmente più alti, cioè valori più realistici. Quindi la determinazione del KD è importante, perché permette di vedere, di determinare in maniera più realistica se effettivamente abbiamo un percorso attivo di lisciviazione, perché non facendolo rischiamo di attivare i percorsi di lisciviazione e quindi di conseguenza degli interventi di bonifica laddove in realtà non servono. Ok?
Oltretutto, un aumento di ordine di grandezza del KD fa crescere anche la CSR di un ordine di grandezza, e viceversa. In pratica, è un parametro, come si può dire, molto sensibile. Lo stesso si può dire per l'FOC. L'FOC, anch'esso, più, anche per questo il valore più conservativo è il minimo, cioè più è basso, più gli inquinanti tendono a volatilizzare o a andare in falda, a sciogliersi in falda, E anche questo è opportuno determinarlo in campo. Ora, nel caso del KD, i campioni da analizzare sono quelli dove abbiamo rilevato alte concentrazioni, per esempio, di metalli, perché altrimenti il valore è falsato. Dobbiamo vedere dove abbiamo metalli se li scivano. Nel caso del FOC, invece, bisogna cercare i terreni privi di contaminazione, dove il composto organico è solo quello naturale, e allora lì avremo il valore effettivo, di FOC, e quindi un valore realmente rappresentativo. E anche in questo caso il valore più conservativo è il minimo, e sarebbe opportuno, come il KD, avere tre valori per ogni, almeno tre valori per ogni matrice ambientale coinvolta: suolo superficiale, suolo profondo e falda. Allora, qui si sintetizzano rapidamente i parametri sito-specifici dell'ambiente outdoor. Allora, qui cerco solo di farvi notare questo. Allora, l'altezza zona di miscelazione in falda, è il famoso box model per l'ambiente outdoor, si assume 2 metri, punto. Cioè, diciamo che attualmente difficilmente ci si discosta dai 2 metri. Questi li abbiamo già visti, sono l'estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione prevalente del vento, l'estensione della sorgente in direzione ortogonale alla direzione prevalente del vento. La velocità del vento è praticamente determinata sulla base dei dati meteo, cioè dobbiamo avere un record perlomeno di 10 anni della velocità massima, della velocità annuale massima del vento, e prendere il valore minimo, che è quello più conservativo. Dopodiché, in funzione dell'altezza della centralina, ci sono le linee guida propongono, cioè indicano un'equazione che ci permette di riportare appunto la velocità del vento alla quota di 2 metri, perché generalmente le centraline sono a 10 metri o più. I coefficienti di dispersione trasversale e verticale e gli altri sono tutti parametri che o calcolati o di default che vengono utilizzati direttamente, vengono utilizzati direttamente quelli di default, generalmente. Per quanto riguarda gli ambienti confinati, cioè gli ambienti indoor, anche qui diciamo che al di là, diciamo, quelli sui quali si può agire, quelli più sito specifici, allora, vediamoli uno per uno. Superficie totale coinvolta in infiltrazione è praticamente l'area, in ambienti privi di seminterrato, è la base, diciamo, è l'area di base dell'ambiente indoor, dell'edificio, della stanza considerata. Se abbiamo una ambiente seminterrato, sarà l'area di base più la fascia di pareti laterali, lo spessore, diciamo, di pareti laterali, l'area di pareti laterali interrate. Quindi chiaramente l'area di base aumenterà. Lo spessore delle fondazioni si usa 15 cm in mancanza di dati sito specifici. Se noi sappiamo lo spessore delle fondazioni, lo possiamo dimostrare, si può inserire un valore maggiore o minore. Il rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione, ecco, questo generalmente in assenza di ambienti seminterrati è semplicemente l'altezza dell'edificio. In presenza di ambienti interrati, chiaramente è dato dal rapporto tra il volume e l'area di infiltrazione, questo AB, di conseguenza il valore si abbassa notevolmente. Gli altri, il tasso di ricambio d'aria, sono due valori di default, sia per gli ambienti residenziali e per gli ambienti commerciali industriali. Il valore, generalmente, a meno che non possa dimostrare che ci sia una circolazione forzata dell'aria, generalmente si adottano i valori default. La profondità delle fondazioni, come lo spessore delle fondazioni, o abbiamo un dato sito specifico certificato, oppure usiamo i valori default.
quello che gli altri generalmente si usano i valori default. Quello sul quale voglio sollevare la vostra attenzione è lo spessore reale di fratture. Allora, questo qui è un parametro che il valore default è 0,01. Ora, un parametro difficilmente determinabile in campo. Sì, si può fare una perizia giurata con un ingegnere o un tecnico che si mette lì e ti misura tutte le fratture, eccetera, però ha un costo esorbitante e, insomma, non è poco pratico, diciamo. Quindi, generalmente, in assenza di altri parametri, di altre informazioni, si usa il valore default. Il valore default, però, è poco realistico, perché è tipico degli ambienti quasi pericolanti, di ruderi quasi, oserei dire. Di conseguenza, per edifici di nuova costruzione, se noi facciamo un'analisi di rischio in cui prevediamo di costruire, quindi l'edificio non esiste ancora, o comunque è di nuova costruzione, si può proporre il valore, quest'altro valore 0,0019, con un ordine di grandezza più basso, che è un valore proposto da EPA in un documento che ora vedremo. Eccolo qua. Nella tabella 9 di questo documento vediamo che il valore conservativo è 0,0019, che è un valore abbastanza, che è un valore molto più ragionevole. Chiaramente, in assenza di informazioni, come dicevo, se l'edificio è vecchio, non abbiamo certificazioni, difficilmente questo valore sarà approvato. Però se l'edificio è nuovo, di nuova costruzione, o addirittura è in fase di progettazione, è, diciamo, più ragionevole proporre questo valore qui, anche perché il parametro è estremamente sensibile. Anche questo, una variazione di grandezza di questo parametro implica delle variazioni molto sensibili della CSR alla fine. Allora, fattore di trasporto. Praticamente intervengono la valutazione delle esposizioni indirette laddove eventuali contaminanti possono raggiungere i bersagli attraverso la migrazione dalla sorgente. Fondamentalmente noi abbiamo una concentrazione punto di esposizione, cioè sul recettore, che sarà una frazione della concentrazione sorgente, frazione determinata dal fattore di trasporto. Fondamentalmente la concentrazione punto di esposizione è data dal fattore di trasporto per la concentrazione sorgente, quindi sarà uno 0, qualcosa. Come si determina il fattore di trasporto? Dipende dal percorso di esposizione, ovviamente. E si parte dalle assunzioni di base, che tipiche dell'analisi di rischio di livello 2, cioè la concentrazione inquinante è uniformemente distribuita in tutta la sorgente ed è costante per tutto il periodo di esposizione, cioè non diminuisce, il contaminante non diminuisce, non si trasforma, non si degrada, è uniformemente distribuita in tutta la sorgente. Il terreno omogeneo isotropo è incoerente, cioè porosità primaria. Per terreni porosi per fessurazione serve un'analisi, una modellistica più specifica di livello 3. E appunto, come dicevo, non si considera il fenomeno di degradazione e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo. Quindi, praticamente, i fattori di trasporto, vediamo che sono, qui li sintetizzo in modo qualitativo, abbiamo la migrazione al suolo profondo, lisciviazione e il trasporto in falda. Abbiamo qui la volatilizzazione in aria da sorgenti in falda, suolo profondo e suolo superficiale, il famoso box model, questi sono i famosi 2 metri, e il trasporto off-site di dispersione in aria, quindi inquinante. Per off-site si intende, ora vedremo cosa si intende per bersaglio off-site. Per ora ci limitiamoci a dire bersaglio on-site è sulla sorgente, bersaglio off-site è fuori dalla sorgente. Qui è importante il discorso, per esempio, del gradiente idraulico. Il gradiente idraulico che implica un'alta velocità di falda, quindi alto, è conservativo per la dispersione in falda. Il gradiente idraulico basso, che implica una bassa velocità di dispersione in falda, è conservativo per la lisciviazione in falda, perché rallenta la diluizione del contaminante una volta arrivato in falda. Mentre un gradiente idraulico alto aumenta la velocità di dispersione in falda dell'inquinante. Dopodiché abbiamo la volatilizzazione in ambienti indoor, e qui torna il discorso dell'off-site e on-site. Un edificio, un ambiente indoor sopra la sorgente è facile, è on-site. Un ambiente indoor sopra un composto volatile,
Se questo ambiente indoor si trova entro i 30 metri dalla verticale della sorgente, viene considerato on-site, come se fosse sulla sorgente. Per i vitex e gli idrocarburi, questa fascia si riduce a 10 metri. E praticamente è il percorso dalle matrici ambientali e poi abbiamo l'intrusione attraverso le fondazioni e l'accumulo negli ambienti indoor. Poi l'emissione di particolato outdoor e indoor da suolo superficiale. Allora, le equazioni dell'analisi di rischio definiscono la propagazione delle polveri in ambiente outdoor. Per fare la propagazione delle polveri in ambiente indoor non prevedono che le polveri entrino dalla finestra in un ambiente indoor, lo prevedono solo se se l'ambiente non è pavimentato, che è una circostanza abbastanza rara. Quindi diciamo che l'emissione di particolato generalmente va a impattare su bersagli o su recettori outdoor. Allora, sono state pubblicate, visto che le equazioni sono estremamente conservative, sono state pubblicate delle linee guida dal Ministero dell'Ambiente che prescrivono proprio, laddove abbiamo delle CSR per i percorsi di volatilizzazione inferiori alle concentrazioni rappresentative insorgenti, cioè abbiamo dei rischi non accettabili, di verificarle in maniera diretta mediante indagini di soil gas, cioè si va a determinare effettivamente i soil gas con varie metodologie o direttamente il gas interstiziale o mediante flux chamber, analizzando il flusso di vapori dalla superficie, si va a valutare se effettivamente questa volatilizzazione è attiva e è attiva nelle diciamo, quantità previste dal modello classico, diciamo. Quindi praticamente è come se noi verificassimo la lecivazione dell'acqua, se io ho una lecivazione, se effettivamente ho nelle acque a valle ho quel composto. Quindi noi andiamo a verificare in maniera diretta con una serie di campagne e di indagini. Recentemente sono state pubblicate delle linee guida apposite, sono tre linee guida, una che definisce le modalità analitiche, una che definisce le modalità di come si impostano queste indagini e una come si utilizzano questi dati, si implementa l'analisi di rischio con questi dati. Sono le linee guida dell'SNPA 15-16-17 del 2018. Allora, un brevissimo cenno alla concentrazione di saturazione, che rappresenta la concentrazione in corrispondenza della quale si verifica il massimo tasso di volatilizzazione, cioè oltre il quale non abbiamo più contaminato, assorbito al terreno o contaminato e disciolto in acqua, e questa è la concentrazione di solubilità. Ma, quindi, oltre a questo, diciamo che non abbiamo più, oltre alla concentrazione di saturazione, il rischio non aumenta più. Non aumenta più il rischio dovuto alla volatilizzazione, rigorosamente. In presenza di contatti diretti, il rischio è sempre direttamente proporzionale alla quantità del contaminante. Cosa succede se la CSR, le equazioni non tengono conto di questo? Può capitare che le CSR siano maggiori della CSAT. Allora, nelle stesse linee guida del Ministero, il Ministero consente di adottare o la concentrazione di saturazione, se questa implica un rischio tollerabile, come in questo esempio qui, o la Cmax, sempre che questa implica un rischio tollerabile, anche se questa risulta maggiore della concentrazione di saturazione, come CSR. Questo è l'unico caso in cui, diciamo, la CSR dipende, in un certo qual senso, dalla concentrazione in situ. Perché se adotta questa Cmax, se la Cmax implica un rischio tollerabile, altrimenti va ridotto, come si ridurrebbe una qualsiasi altra CSR, fino ad avere un rischio tollerabile sia singolo che cumulativo. Le modalità di esposizione, come abbiamo anticipato finora, possono essere dirette e indirette. Vediamo che le vie di esposizione dirette sono ingestione e contatto termico, cioè il recettore che entra direttamente in contatto con la matrice potenzialmente contaminata, o indirette, che attraverso l'inalazione di vapore e polveri. Quindi le vie di esposizione sono attraverso il suolo e le acque di falda per quelle dirette, e le vie di esposizione sono attraverso l'aria indoor e outdoor per quelle indirette. Quindi nella esposizione indiretta abbiamo una migrazione dell'inquinante. I bersagli della contaminazione possono essere
E qui sì, il discorso on-site e off-site l'abbiamo già visto. E si suddividono fondamentalmente residenziale, in ambiente residenziale ricreativo sono adulti e bambini. Ricreativo è sono i parchi, per esempio, solo esclusivamente outdoor, mentre industriale e commerciale sono esclusivamente gli adulti perché sono i lavoratori. Dopodiché abbiamo, questo è importante perché definisce il concetto di base per cui la CSR è indipendente dalla concentrazione insorgente. Allora io ho qui questa finestrina, non so se leggete l'ultima riga dove dice la CSR è pertanto indipendente dalla concentrazione insorgente. Perché praticamente la CSR fondamentalmente è data dalla concentrazione al punto di esposizione accettabile per fratto il fattore di trasporto. Ma se noi applichiamo questa equazione, vediamo che alla fine la CSR, la concentrazione insorgente, si semplifica, detta in estrema sintesi, e vediamo che la concentrazione è indipendente dalla concentrazione insorgente. Questo è fondamentale capire questo per capire l'analisi di rischio in modalità inversa. Dopodiché, l'ultimo aspetto è quando abbiamo più vie a disposizione, cosa che accade praticamente quasi sempre, come ogni via a disposizione ti darà una sua CSR. Quale si sceglie? Come si sceglie? Allora, per quanto riguarda le sorgenti di contaminazione, per esempio in falda, che sono percorsi a protezione dell'uomo, sono sostanzialmente escludendo il contatto diretto con la falda, sono percorsi essenzialmente lavatori. Quindi avremo una CSR per l'inalazione outdoor, una CSR per l'inalazione indoor e i valori di protezione della risorsa idrica sotterranea. Cosa significa questo? Significa che noi stabiliremo un punto di monitoraggio a valle idrogeologica del sito, sul confine del sito, o immediatamente in prossimità del confine del sito, comunque all'interno, e lì dovranno essere rispettate le CSC in falda per quel contaminante. Di conseguenza la CSR in falda nella sorgente, per sorgente di contaminazione in falda, dovrà essere tale per cui il contaminante spostandosi dovrà alla fine arrivare al POC, al punto di conformità, conforme appunto alla sua CSC. Quindi tra queste tre si sceglie semplicemente la CSR più bassa. Per le sorgenti di contaminazione del suolo profondo è uno scenario analogo, soltanto che per quanto riguarda la lesciviazione in falda, il concetto è: io devo avere quella CSR nella sorgente tale per cui il contaminante mi liscivia, mi arriva in falda, si diluisce, si sposta fino al POC e al POC dovrà avere la conformità. Di conseguenza, al ritroso, la CSR dovrà essere tale per cui io al POC ho la conformità. E anche in questo caso si sceglie il più conservativo. Più complessa è la situazione del suolo superficiale, perché abbiamo, per quanto riguarda i percorsi inalatori, abbiamo l'inalazione di vapori e l'inalazione di polveri. Quindi questi vanno cumulati. Poi abbiamo, per quanto riguarda i percorsi outdoor, allora, per quanto riguarda i percorsi indoor, diciamo che fondamentalmente chi governa è l'inalazione di vapori indoor. Rarissimamente abbiamo l'inalazione di polveri indoor. Quindi qui c'è poco da accumulare. Mentre, diciamo, il cumulo vero e proprio si fa nei percorsi outdoor, dove abbiamo i percorsi diretti, ingestione e contatto termico, i percorsi di inalazione vapore outdoor e i percorsi di inalazione polvere outdoor, qui sì. Cumulando le CSR, avremo una CSR che è data dalla sintesi di queste, è fondamentalmente la somma degli inversi. La CSR cumulata è 1 su CSR cumulato uguale alla somma degli inversi delle singole CSR dei singoli percorsi. 1 su CSR in gestione, 1 su CSR contatto termico, uguale a 1 su CSR cumulata. Dopodiché si sceglierà la più conservativa tra queste, tra gli outdoor, l'indoor e la lesciviazione in falda. Quindi la scelta del caso peggiore deve sempre guidare la scelta fra le alternative possibili.
E come dicevo, le CSR, la protezione della falda, deve essere tale da garantire il rispetto delle CSC al punto di conformità. Punto di conformità che come ripeto, è quella concentrazione a valle, all'interno, sul confine di valle idrogeologica del sito, cioè il punto di monitoraggio virtuale o esistente, comunque a valle, sul confine del sito, devono essere rispettate le CSC in falda. Sul confine di valle idrogeologica del sito, ovviamente, devono essere rispettate le CSC in falda. Chiaramente, per poterlo dimostrare, devo avere un punto di monitoraggio. Io direi che ho finito. Ora volevo un attimo riprendere con questi ultimi minuti il discorso, dei bersagli on-site e dei bersagli off-site. Qui nelle linee guida si parla a certa distanza. Come ho detto, la distanza per i percorsi di volatilizzazione indoor sono, diciamo, si usa questa convenzione per cui se un ambiente indoor, e questo vale solo per i percorsi di volatilizzazione indoor, se un ambiente indoor è entro i 10 metri per gli idrocarburi e Bitex e 30 metri per tutti gli altri composti volatili, è considerato come se fosse sopra la sorgente. Al di fuori sono offsite. Chiaramente, se è offsite, un percorso di volatilizzazione è essenzialmente outdoor, cioè non esiste la volatilizzazione indoor offsite, esiste la volatilizzazione outdoor offsite. Questo deve essere un concetto molto chiaro. Detto questo, io avrei finito, vi ringrazio per l'attenzione e se avete qualche domanda nella manciata di minuti che resta, appena riesco a disconnettere. Allora, eccomi qua. Ora penso che mi vediate. Se avete qualche domanda, io sono qui nei prossimi 3 minuti. Qualche domanda? Mi vedete? Mi sentite? Spero che abbiate sentito tutto perché uno non sa mai se parla e qualcuno lo sente, però. Andrea, buongiorno, sono Massimo Zanin, non so se ti ricordi. Mi Aspetta senti? un attimo, tanto il volume, puoi ripetere? Sì, mi senti? Sì, ora sì, perfettamente, Sì, forte ciao, sono e Massimo Zanin, ci siamo conosciuti chiaro. Ah, lavoravo con Pilla, insomma. sì, mi ricordo. Volevo chiederti una cosa, mi sono perso a un certo punto quando parlavi del KD, nel Sì. senso che, se non ho capito male, allora, a proposito del FOC, dicevi che occorre determinarlo su campioni che non abbiano inquinanti di tipo organico. Esatto. Mentre per il KD la condizione è che questi campioni. Che questi campioni presentino i metalli è un concetto matematico, nel senso perché praticamente ti fa il rapporto fra la concentrazione nel suolo e la concentrazione in acqua. Quindi, cioè meglio, la concentrazione in acqua e la concentrazione nel suolo. Quindi se la concentrazione è zero, ti va a infinito, 1 su 0 va a infinito, no? Quindi Certo. deve esserci un valore perché il numero abbia un senso. E soprattutto, se io voglio sapere se mi liscivia, deve esserci quel metallo. No, è chiaro, no, è che non capivo, diciamo, pensavo fosse un discorso speculare, per cui per il FOC il campione non deve avere campioni sostanze organiche, mentre per il KD il campione invece deve avere dei metalli. Esatto, perché il FOC invece è come lo è del resto il KD, però il FOC io voglio vedere allo stato naturale il carbonio nel terreno, la frazione organica del carbonio nel terreno, che nei terreni è più o meno ubiquitaria, voglio vedere quanto effettivamente ce n'è, perché se io vado a prendere un terreno contaminato, anche lì alla fine si riduce una frazione, mi vengono dei valori altissimi, che non sono rappresentativi. Certo. Poi io sarei contentissimo, valori altissimi, l'idrocarburo non si muove, sono tutti contenti, ma non è così. Anzi, mentre il KD, diciamo sito specifico, generalmente ha valori più alti dei valori di default che sulle linee guida sono in funzione del pH e hanno un intervallo di variazione molto più ristretto, quello
quelli generalmente fanno riferimento pH 6,8, però se uno ha determinato il pH, può, questo non l'ho detto prima, può indirettamente determinare il KD anche avendo il pH del terreno. Nel i FOC determinati in campo su terreni puliti spesso sono ordini di grandezza 1 o 2 di grandezza inferiori a quelli default, che sono, se ben ricordo, 0,01 per i terreni insaturi, 0,001 per i terreni saturi. Okay. Quindi